Più o meno. Che ne dici, Ace? Wow, tutto questo è pazzesco! Voi due, la palestra, la tua magia! È tutto troppo bello per essere vero! So che non abbiamo cominciato con il piede giusto al ritiro di Kenjao. Ma in qualità di tue allenatrici, vogliamo che per domani tu sia perfettamente preparata per la gara di ginnastica dei bambini. Ho anche un libro, Bimbi che insegnano ai bimbi. Grazie, e questa volta sarò davvero una brava allieva. Qui c'è scritto che la positività è la chiave per la vittoria, quindi dobbiamo essere positive. Ma certo, Polly, io sarò super positiva. Ora fai la tua routine. Prima cosa, esercizio a terra. Ritmica. E poi la trave. Devo dare da mangiare ai miei animaletti. Dove scappi? Rallenta, va tutto bene. Beh, sì, positiva. Sì, è tutto grandioso, eccellente, perfino perfetto. Ora potresti ingrandirmi. I miei animali si arrabbiano se non mangiano in tempo. Ma certo, potere mega Polly. Ci vediamo domani. Ciao, a domani. Secondo questo libro, il miglior modo per diffondere positività durante una gara è arrivare in anticipo e tifare per... Oh, Hazel! Polly, bella! Ciao! Come state? Bene, ma è l'ora di una merenda pre-gara. Vediamo che cos'ho. Succhi all'ananas, sottaceti, noci, pere. Ho letto almeno 3 volte il capitolo che parla degli spuntini pre-competizione. Che disastro! C'è un'infestazione di ratti! Ratti? Oh, no! Allora immagino che la gara non si potrà fare prima di domani. Assolutamente no. I ratti devono essere rimossi oggi o la gara non si farà. Ma niente paura, arriva la miglior cacciatrice di ratti della città. Cacciatrice di ratti? E nessuno potrà entrare finché la protezione animali non se ne sarà occupata. Ora vogliate scusarmi, essendo il direttore dei giochi devo andare a dirigere. Questo è molto triste. Resta positiva, qualunque cosa succeda. Ma dai, Polly! Hazel stava solo esprimendo come si sente. Ma io sono sicura che possiamo risolvere il problema. Potere mini Polly! Quella finestra è aperta! Queste scatole sembrano degli step. Chissà chi le ha portate qui. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ai topi piace stare in posti bui e... Wow, ho sentito parlare di topi da palestra, ma questo è assurdo. Aspetta, ma quelli sono dei topi? No, sono criceti. Ecco, io li ho studiati a scuola. Ciao, amici criceti. Oggi è in programma una grande gara qui dentro e avremo davvero bisogno che... voi usciste. Sembra che tutti seguano il criceto grigio. Dobbiamo fare in modo che il criceto grigio ci segua fuori di qui, così Hazel potrà fare la gara. Hazel, li portiamo da te e tu li fai uscire dalla finestra. Ok, Polly. Non ci credo, mi sono allenato 1 anno per la gara. Oh, spero tanto che non cancellino la competizione. Oh, no! La protezione animali risolverà il problema. Non c'è motivo di preoccuparsi, Marvin. Nessun roditore può averla vinta se c'è Consuela Fargo. Beh, perfetto. Prenderò quei ratti in men che non si dica. No, 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 no! Dobbiamo sbrigarci! La cacciatrice di ratti è qui e prenderà i miei criceti! Mi dispiace tanto. È che... grazie, Thunder. Non mi avevano mai dato un abbraccio di gruppo prima d'ora. Quindi erano i tuoi criceti ginnasti che dovevi dare da mangiare ieri? Sì. Molti gli insegnano ad andare sulla ruota, ma io insegno ai miei criceti a seguire il ginnasta. Giochiamo così tanto che Thunder conosce i miei esercizi come me. Ok, sono positiva, ma questo non c'è nel libro. Polly, possiamo parlare di cosa sta succedendo anziché pensare solo ad essere positive?
Ne ho proprio bisogno. Scusate, piccoli. Ora vi spiego. Vedete, nel primo corso ci alleniamo su una trave che è poggiata a terra. Ma per questa gara devo affrontare la vera trave e... ho le vertigini. E se cado? Quindi ho ordinato questi calzini che si incollano alla trave e non rischio di cadere. Ma non mi arriveranno prima di domani. E hai pensato che Marvin avrebbe posticipato la gara a domani se avesse saputo che c'erano dei topi nella palestra? Ma perché non hai voluto dircelo? Siete le migliori persone che conosco. Volevo fare colpo su di voi e dovevo essere positiva. Oh, credevo che essere positive aiutasse. Ma essere oneste è sempre la cosa migliore. Scusami, Hazel. Queste cose in fondo non sono semplici come fanno credere nei cartoni, nei film e nei libri. Questa finestra è aperta. Quelle bestiacce si saranno intrufolate da qui. La cacciatrice di ratti! Nascondiamoci! Potere minifolli! Forza, cricetini! Giochiamo a seguire il ginnasta! Una di noi potrebbe ingrandirsi e distrarla. Solo che noi non dovremmo essere qui. Non riuscirete a scapparmi, roditori. Ho vinto 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Littleton nella cattura dei topi. Ah, la cattura dei topi è una gara. Polly, non puoi lasciare che catturi i miei criceti. No, Hazel. Tu farai in modo che lei non li catturi. Potere minifolli! Sei il loro capitano. Nessuno penserebbe che dei criceti possano uscire da quella finestra. Io e Bella intanto pensiamo a distrarre il nemico. Mi piace, sono molto brava a distrarre le persone. Correte pure, tanto io vi trovo, cari nemici pelosi. Ahà, eccovi lì. Wow, hai davvero tutto in quello zainetto. Il potere mini pocket. Via! Non mi sfuggirete. Merenda. Mangiate? Ve prego! Potere mega polli! Hazel, a te l'onore! Oh, è davvero molto alto! Ma dire che mi fa paura l'altezza mi fa avere meno paura! Sì, l'onestà vince sempre! Continua a esprimere come ti senti. Mi sento un po' nervosa. Ma posso farcela! Per loro! Forza, piccoli! Andrò a tagliargli la strada! Potere mega trampolino! Adesso saltiamo, forza! Ok, come mi sento? Mi sento... forte! Andiamo! Presi! I miei piccoli! Nessuno sfugge alla campionessa! Aspettate che Marvin vi veda! Medaglia numero 4, arrivo! Oh no! I criceti di Hazel! Potere minipolli! Prepara pure un'altra medaglia, Marvin, perché ho liberato la palestra da quei roditori. Ma dove sono? Beh, se quei ratti non sono più in palestra, il tuo lavoro è finito. Attenzione, ginnasti! Ci siete tutti? Sì, e siamo tutti pronti! Perfetto! Che la gara abbia inizio! Thank you.
quello zainetto c'è di tutto, addirittura dei criceti cheerleader.